A Salerno continua a tenere banco la vicenda delle fonderie Pisano. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di inquinamento ambientale, mentre l'ARPAC in una relazione ha bocciato le migliorie tecnologiche esistenti presso lo stabilimento di Fratte. Gli incartamenti sono stati inviati non solo alla regione Campania, ma anche alla procura. Insomma, si prospetta l'ennesimo braccio di ferro istituzionale sicuramente e forse anche giudiziario. D'accanto suo, il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, è categorico. Le fonderie devono andare via da Fratte nei prossimi giorni. Sarà avanzata una richiesta di chiarimenti al vicepresidente della Giunta regionale con delega all'ambiente, Fulvio Bonavitacolo. Noi siamo sempre dell'idea, non so più come ripeterlo, che lì, da lì le fonderie Pisano se ne devono andare, mi sembra chiaro e positivo. Le vicende giudiziarie e amministrative di queste fonderie Pisano sono sotto gli occhi di tutti, ci sono un altalenarsi di aspetti talvolta positivi e dall'altra negativi che mettono in difficoltà anche l'amministratore nelle determinazioni di assumere. Io credo che il Comune non c'entri granché in tutta questa avventura. Chiederò all'assessore, al vicepresidente Bonavitacola ulteriori riscontri in ordine alle cose che leggo dalla stampa, dopodiché la magistratura mi auguro faccia pienamente luce su tutto questo e assuma determinazioni definitive.